È partita l'iniziativa dell'arcivescovo Francesco Montenegro per la cattedrale chiusa da tempo. Da ieri sera e fino al 24 novembre le campane suoneranno a morto. Gli studenti agrigentini in piazza per la mobilitazione nazionale contro i tagli nel mondo della scuola, ma non mancano le problematiche locali. Quattro dipendenti del comune di Aragona risultano indagati dalla procura per assenteismo. L'indagine nasce da alcuni esposti anonimi presentati da cittadini. Il mondo della scuola agrigentina è impegnato in una contesa a tre sul nome da dare all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, che accorpora le scuole Pirandello, Lauricella e Garibaldi. La Commissione Bilancio della Camera prevede la possibilità di uno sconto del 20% sulle multe in caso di pagamento entro 5 giorni. Ad Agrigento intanto al via i lavori per il parcometro. La Fondazione Con il Sud ha dato il via al progetto Alveare. La Caritas diocesana ha incontrato i presidenti. Si interessa all'Acragas il vicepresidente del Palermo Calcio, Guglielmo Micciche, presente ieri ad Agrigento. Ultima amichevole per l'Acragas Volley. Domani sarà la volta di un canestro per la solidarietà. Bentrovati con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, è partita l'iniziativa dell'arcivescovo Francesco Montenegro per salvare la cattedrale chiusa ormai da tempo. Da ieri sera e fino al 24 novembre le campane suoneranno a morto. C'è il servizio di Nino Ravanà. Ieri sera alle 21.15, come già annunciato dall'arcivescovo Francesco Montenegro, i primi suoni a lutto in concomitanza con l'avvio dell'anno della fede. L'iniziativa del capo della chiesa agrigentina vuole essere una provocazione per la cattedrale chiusa da circa 2 anni e per il centro storico in rovina e sempre più abbandonato. La prima volta si è svolta in un silenzio surreale tra il deserto generale. Unica presenza fissa le transenne che ancora oggi sbarrano la scalinata del Duomo. Dodici ore dopo e 10 rintocchi di campana a morte sono stati ripetuti, questa volta con la luce del giorno, che mostra i segni allarmanti del cedimento della collina. Questo per ricordare che non si può perdere ulteriore tempo se si vuole salvare il centro storico agrigentino e il suo patrimonio artistico e culturale di straordinario valore. Per il momento ci restano le immagini registrate in esclusiva dal nostro operatore questa mattina all'interno della cattedrale, con i pali in ferro delle impalcature collocate a protezione della struttura. Diversi settori del luogo sacro sono stati completamente ingabbiati da protezioni di sicurezza. Lo stesso processo è stato fatto per le tante opere dipinte e decorativi di inestimabile valore artistico e culturale. E sempre Monsignor Montenegro, arcivescovo di Agrigento, interverrà sui problemi della cattedrale e del centro storico di Agrigento. La trasmissione Rai 1, 1 mattina in famiglia, domani alle ore 9. E adesso ci occupiamo del meteo. Non solo pioggia a catenelle all'improvviso, ma addirittura la grandine. Vi mostriamo alcune immagini realizzate dalla nostra emittente in diretta per documentarvi come da un momento all'altro il tempo decisamente estivo, con la sua ultima ondata Zefiro, che ha fatto da padrone fino alla tarda mattinata di oggi, abbia salutato il cielo agrigentino e non solo. Al momento pioggia, ma anche l'abbassamento delle temperature, quasi fosse un tipico clima tropicale. Il responsabile della protezione civile comunale Attilio Sciara ha presentato questa mattina le dimissioni. Ancora sconosciuti i motivi della sua decisione. Sentiamo il servizio di Nino Ravanà. Dopo 4 anni a capo della protezione civile comunale, Attilio Sciara questa mattina ha messo tutto nelle mani del sindaco. Cosa è successo? Successo che in questi 4 anni abbiamo fatto qualcosa che per la città di Agrigento è stato estremamente fantastico. Cioè abbiamo lavorato a tamburo battente, mettendo in sicurezza, instaurando tanti edifici, instaurando un rapporto con tanti cittadini del centro storico, però abbiamo avuto anche problemi, naturalmente dovuto a fatti ineluttabili, crolli che comunque probabilmente non si sarebbero potuti evitare, però alla luce di tutto quello che succede nelle ultime ore, che è successo nelle ultime ore, Attilio Sciara non ha più voglia di... Sono state messe in cantiere, realizzate probabilmente delle vigliaccate nei confronti dell'intero servizio, che è stato molte volte anche boicottato. Di questo ne parleremo all'occorrenza nelle sedi opportune.
quello che voglio annunciare nei confronti di tanti amici che comunque ci sono in centro storico e che ti lasciano, non ha più la voglia, né la volontà, né il morale, dopo quasi 4 anni, per portare avanti un qualcosa di innovativo, di bello che si stava facendo per l'intera città di Agrigento. Tante emergenze dove hai messo anche la tua faccia. Sì, anche l'incolumità fisica. Tra queste basta ricordare con i miei amici la missione in Abruzzo, dove non l'ho voluto mai dire, ci sono andato con i soldi tolti letteralmente di bocca ai miei figli. Ma cosa è successo a Tilo? Perché queste dimissioni così all'improvviso? Rimetto tutto nelle mani del sindaco o all'autorità principale di protezione civile. Grazie. La scuola si ferma anche questa mattina ad Agrigento, gli studenti agrigentini in piazza per la mobilitazione nazionale contro i tagli nel mondo della scuola. Ma non mancano naturalmente le problematiche locali, ci racconta tutto Toto Frequente. I cori e gli slogan sono gli stessi che oggi risuonano nelle piazze di tutta Italia. Il mondo della scuola infatti si ferma per un giorno contro i tagli del governo e contro una crisi che non risparmia il mondo dell'istruzione. Ma ad Agrigento gli studenti, almeno quelli che sono scesi in strada, alzano la voce contro i tanti problemi locali. Abbiamo deciso di unire motivi nazionali con motivi provinciali. I più importanti sono quelli che ci riguardano, ovvero come il taglio ai finanziamenti dagli abbonamenti per gli autobus. Quindi da quest'anno tutti gli studenti che vengono dai paesi per studiare ad Agrigento dovranno pagarsi il biglietto dell'autobus. Poi manifestiamo contro la vergognosissima situazione dell'IPR fermi ad Agrigento. Inoltre quindi manifestiamo contro la privatizzazione della scuola pubblica, contro un ulteriore spending review del governo e contro il caro libri. Pertanto chiediamo una legge nazionale che tuteli i diritti dello studente. Siamo in piazza perché siamo stufi, ma molto stufi dei politici che ci prendono in giro, dei politici che ci dicono che oggi qui noi non dobbiamo fare niente e loro non pagano i nostri abbonamenti e loro ci dicono e ci fanno capire e intendere di quando loro stanno al di sopra di noi, perché si sono mangiati i nostri soldi, i nostri abbonamenti, si sono mangiati i nostri fondi. Li hanno sperperati. Nel resto d'Italia è numerosa la partecipazione anche dei docenti, ad Agrigento però non è così. Allora ecco sfilare gli studenti che chiedono più rispetto per una generazione che rappresenta il futuro italiano. 4 dipendenti del comune di Aragona risultano indagati dalla procura per assenteismo. L'indagine nasce da alcuni esposti anonimi presentati dai cittadini. Nino Rovanà. Si sarebbero allontanati dal posto di lavoro senza permesso, chi per fare la spesa, altri per andare a prendere i figli a scuola senza comunicarlo all'amministrazione. Addirittura in alcune occasioni per sbrigare faccende personali, uno degli indagati avrebbe utilizzato anche una vettura comunale. Presunti casi di assenteismo portati alla luce da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 4 dipendenti dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Aragona. L'accusa contestata a vario titolo di truffa aggravata e peculato. Secondo il sostituto procuratore Matteo Delpini, che coordina le indagini, i 4 dipendenti tra i mesi di marzo e aprile di quest'anno sarebbero usciti per poi rientrare al Palazzo di Città senza alcun permesso. Gli indagati sono il capo dell'Ufficio di Protezione Civile Salvatore Bellanca, 60 anni, e i dipendenti Angelo Buscemi, 45 anni, Alfonso Galluzzo, 48 anni, e Giovanni Graceffa, di 47 anni. L'inchiesta della magistratura nasce dopo alcuni esposti anonimi giunti in procura e in questura che lamentavano la lentezza degli uffici trovati senza personale o in alcuni casi chiusi per diverse ore. I presunti assenteisti sarebbero stati incastrati dall'attività investigativa degli agenti della Digos, che per giorni hanno ripreso i dipendenti comunali con piccolissime telecamere piazzate agli ingressi degli uffici comunali. Nel centro di Agrigento ieri mattina una 60enne è stata scippata mentre percorreva la salita da Merata, la scala che collega Piazza Marconi con la via Esseneto. Ad agire 2 giovani a volto scoperto che hanno strattonato la donna strappando le 2 collanine d'oro che teneva al collo. La vittima ha presentato denuncia alla caserma dei carabinieri.
Un'auto carica contraffatta è stata rinvenuta ieri pomeriggio dai poliziotti della sezione volante in via De Vespri Siciliani. Una traversa a scendere della via Imera. All'interno del mezzo sprovvisto del tagliando assicurazione sono stati trovati diversi sacchi pieni di prodotti contraffatti. Complessivamente si tratta di 500 pezzi tra scarpe, CD e DVD. I carabinieri di Campobello di Licata, con la collaborazione del personale dell'SP di Agrigento, hanno multato per 4.000 euro un pescivendolo ambulante di Licata. Il venditore è stato trovato in possesso di prodotti ittici mancanti di etichetta. È scattato il sequestro di 51 kg di pesce. Le motovedette della Guardia Costiera hanno salvato la scorsa notte 109 migranti, tra cui una donna che erano a bordo di un gommone in avaria a 70 miglia da Lampedusa. Dopo il trasbordo sui mezzi navali militari, gli extracomunitari sono stati trasferiti al porto dell'isola. Provengono dall'Africa subsahariana e gli investigatori hanno raccontato di essere partiti dalle coste della Libia. Con il pronunciamento della Cassazione è diventata definitiva la sentenza di assoluzione degli ingegneri Vincenzo Rizzo e Giovan Battista Platamone, imputati al processo per la realizzazione del depuratore del villaggio Peruzzo. Nei mesi scorsi anche gli altri coinvolti nella vicenda giudiziaria erano stati assolti. Il tenente dei carabinieri Rosario Izzo da qualche giorno ha assunto il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Laureato in scienze storiche, ha frequentato il corso applicativo straordinario presso la scuola ufficiale a Roma e successivamente ricoperto il ruolo di comandante di plotone della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria. Sostituisce il tenente Cosimo Viezzino, destinato al comando della compagnia di Randazzo. La famiglia Sodano si rivolge al CDA per far valere le proprie ragioni. L'immobile di San Leone, ristrutturato tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, non è abusivo. Dopo la sentenza del TAR che dà ragione alla sovrintendenza e al comune che in primo tempo hanno revocato la concessione, hanno fatto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Il Tribunale però ha respinto il ricorso, per cui adesso la famiglia si è rivolta al CGA chiedendo sia l'annullamento dei provvedimenti che la sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione. Il commissario straordinario inviato al comune di Agrigento dalla regione siciliana ha disposto il pagamento già effettuato di 300.000 euro, quale pagamento di un anticipo dei debiti dell'ente nei confronti della Togesa AG2. Nel frattempo il commissario liquidatore della società, Teresa Restivo, sta continuando a raccogliere le somme degli altri comuni inadempienti. La prossima settimana le imprese della società che si occupano della raccolta dei rifiuti insieme ai legali delle parti si incontreranno per effettuare i conteggi e capire quanto ancora deve essere versato e quanto avanzano ancora i dipendenti. A seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale dell'aumento dell'aliquota IMU, il consigliere Andrea Cirino propone la riduzione della stessa, tenendo conto delle varie possibilità di reperire i fondi ed alleggerire così le tasche dei cittadini, soprattutto quelli meno ambienti. C'è un servizio. Il Consiglio Comunale a maggioranza ha votato l'aumento dell'IMU, mentre il consigliere comunale Andrea Cirino propone di ridurre l'aliquota IMU per abitazione. Ma dove è possibile recuperare questi fondi necessari? Ma intanto abbiamo predisposto già la proposta di delibera che si trova negli uffici di presidenza, qualsiasi consigliere che vuole appoggiarla la può firmare. Ho fatto anche una relazione per dire ai dirigenti dove trovare i fondi. Tra questi, azzerando gli emolumenti e gli stipendi dell'amministrazione attiva, dell'ufficio di presidenza, l'indennità dei consiglieri comunali, non facendo la saga del mandorlo in fiore, non facendo le festività del Santo Natale e tantissime altre cose, che compreso i contributi che il sindaco elargisce a terzi, e quindi sono sicuro che questi fondi potrebbero servire per diminuire quantomeno l'aliquota per la prima casa. È una battaglia che stiamo portando avanti, la voglio portare insieme a tutto il Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri che la vogliono appoggiare, e ancora siamo in tempo per fare questo regalo alla città di Agrigento e ai nostri cittadini che in questo momento si trovano in una situazione economica disagiata.
I consiglieri comunali del PD Angela Galvano e Marco Vullo hanno presentato un'interrogazione indirizzata al sindaco Marco Zambuto e l'assessore comunale al Verde Pubblico. Fanno il punto sull'emergenza Punteruolo Rosso, che ha già attaccato diversi esemplari in vari punti della città, soprattutto a San Leone, Villaggio Peruzzo e Villa Seta. Con i due consiglieri del PD chiedono all'amministrazione quali siano gli interventi finora attuati per combattere l'infezione e se sono stati già programmati appositi e incisivi interventi futuri per arginare definitivamente questa problematica. Il candidato Giuseppe Gramaglia del PDL alle prossime regionali esprime solidarietà e vicinanza agli studenti dell'IPIA Fermi di Agrigento, chiedendo l'apertura di un tavolo di crisi. Lo sciopero di oggi da parte degli studenti è legittimo, sacrosanto e lede il diritto allo studio, in quanto 1.300 studenti non possono fare la gimicana per poter esercitare le regolarità delle lezioni. Conclude così il candidato Gramaglia. La mensa scolastica partirà a breve, soprattutto il servizio non avrà alcun costo aggiuntivo rispetto allo scorso anno, lo assicura l'amministrazione comunale di Raffadali. Il sindaco Giacomo Di Benedetto tranquillizza così tutte le famiglie interessate, sottolineando che il comune, per la parte di propria competenza, continuerà regolarmente a dare il suo contributo per assicurare la copertura della spesa del servizio, che nel giro di pochi giorni sarà avviato. Il candidato del PDL, Vincenzo Fontana, continua la campagna elettorale in vista alle prossime elezioni regionali del 28 ottobre. Domani incontrerà gli amici e simpatizzanti di Lucca Sicula, Villafranca e Sciacca. Domenica mattina invece Fontana visiterà il centro storico di Agrigento e il pomeriggio intratterrà così i consiglieri di Racalmuto, Grotte ed Aragona. Domenica alle 19.30 in piazza Kennedy a Favara verrà presentata ufficialmente la candidatura all'ARS di Emanuele Schembri. Corre nella lista Fava Presidente in quota Rifondazione Comunista. E per lui arriverà a Favara il segretario nazionale del Partito della Sinistra, Paolo Ferrero, ex ministro alla Solidarietà Sociale. Il mondo della scuola agrigentina è impegnato in una contesa a tre sul nome da dare all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, che accorpora le scuole Pirandello, Lauricella e Garibaldi. C'è il servizio di Chiara Mangione. È battaglia ad Agrigento sul nome da dare al nuovo istituto comprensivo che dal 1 settembre scorso accorpa tre diverse scuole del centro della città dei Templi, che a perdere la loro vecchia identità proprio non ci stanno. E la scelta non è da poco, se si pensa che a contendersi l'intitolazione sono personaggi come Pirandello, Lauricella e Garibaldi. I più agguerriti sono i sostenitori del grande drammaturgo, preoccupati che Agrigento possa perdere l'unica scuola intitolata a Pirandello. I componenti del consiglio del plesso sono firmatari di un atto di indirizzo presentato al sindaco Zambuto affinché sposi la loro causa. Non è da meno la dirigente di tutto l'istituto comprensivo, Anna Rita Cassaro, che nel plesso dedicato a Giuseppe Lauricella ha mantenuto gli uffici. La dirigente, ritenendo che l'unica realtà locale intitolata al matematico e fisico agrigentino non possa scomparire, ha nominato addirittura una commissione con tanto di rappresentanza di docenti, genitori e personale amministrativo, a cui ha affidato il compito di vagliare le proposte da presentare al consiglio d'istituto, a cui spetterà la decisione finale. A difendere il nome Unità d'Italia ci pensano invece i docenti della Garibaldi, sicuri di avere dalla loro lo stesso primo cittadino un tempo allievo della scuola. Adesso non resta che attendere che il consiglio d'istituto venga rinnovato. Fino a quel momento non è dato sapere nulla circa il titolo dell'istituto comprensivo, che al momento porta il più generico nome di Agrigento Centro. Cambiamo argomento. È stato annullato il comizio che il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, avrebbe dovuto tenere domani alle ore 18.30 nella centrale Porta di Ponte ad Agrigento a causa di sopraggiunti problemi di salute del presidente. Avrebbe dovuto relazionare al pubblico sul lavoro svolto dalla sua amministrazione, confrontandolo con l'amministrazione precedente. Il presidente si scusa con i cittadini per il mancato svolgimento del comizio. Bene, adesso ci fermiamo per la prima pausa commerciale. Ritorniamo tra pochissimo. Afrodite va pazza per la moda, Eros adora la tecnologia e Artemide va a caccia di novità. Benvenuti nell'Olimpo dello shopping. Apre il centro commerciale Città dei Templi con Expert Gruppo Papino, Cisalfa, Tata e presto anche Piazza Italia e Conad Superstore. 75 negozi, bar e ristoranti sempre aperti, un mito. Città dei Templi è in località Villa Seta, via Fosse Ardeatine, Agrigento. Il 19 ottobre alle 9, grande festa di apertura, nel pomeriggio brindisi e maxi torta. Nella quiete della campagna
tra il verde delle palme e degli ulivi, immersa nel magico scenario del Casale Bosco, una nuova e elegante sala è pronta ad accogliervi in tutte le stagioni dell'anno. Casale Bosco, ospitalità, tradizione, natura. PD Atletico Agrigento e Juventus Academy ti fanno giocare sul serio. È un modo per lavorare e per insegnare metodologia di allenamento e di divertimento Juventus nell'educazione, nella tutela dei minori. Juventus National Academy 2012, la scuola calcio per i professionisti di domani. La qualità degli istruttori, la supervisionati dai nostri tecnici del settore giovanile, credo che possano fornire veramente degli insegnamenti sotto ogni punto di vista. Iscriviti ed avrai tanti gadget firmati Juventus. Gli allenamenti sono previsti per martedì, giovedì e venerdì pomeriggio presso il Cocco Soccer Club. A maggio la categoria 2000-2001 parteciperà all'Academy Cup, un torneo nazionale sul campo della Juventus Stadium. Le lezioni iniziano a settembre. Che aspetti? Scuola di danza classica e moderna diretta dall'insegnante Simona Attanasio. Diplomata alla Royal Academy of Dance di Londra, comunica la riapertura dei corsi di danza. Danza classica, moderna, danza contemporanea, modern jazz e hip hop, con l'insegnante Alosha, ex testimonial Nike. La scuola è sede di esami della Royal Academy of Dance di Londra, dai livelli primari al conseguimento del diploma rilasciato dall'Accademia e riconosciuto a livello internazionale. Stage, organizzazione, spettacoli, laboratorio. Ad Agrigento scegli la danza nelle sedi di Via Imera 45 Agrigento e in Via degli Eucalipti 11 Villaggio Mosè. Ad Agrigento, una scuola di musica per coltivare il tuo talento e fornire una preparazione preaccademica che permetta l'ammissione ai corsi di alta formazione artistico-musicale. La scuola ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Bellini di Caltanissetta. Iscrizioni per tutti gli strumenti e per la classe di canto lirico. Le prime due lezioni gratis per conoscere insegnanti altamente qualificati. Scuola di Arte e Musica, via Pietro Nenni, Agrigento. Telefono 0922 55 60 61. Castello Chiaramonte, dove sposarsi è magia. Dal 1961 San Martino, 50 anni di esperienza nella scelta delle aziende leader per qualità e serietà. Da San Martino, origine certificata delle carni. Salumi senza glutine, senza lattosi. Formaggi locali e nazionali DOP, vini e liquori siciliani. Gastronomia e prodotti tipici locali San Martino. 50 anni di esperienza nella scelta delle aziende leader per qualità e serietà. San Martino, dal 1961. In via Pirandello 24 ad Agrigento. Telefono 0922 29 875. È giovane, è affascinante, è coinvolgente. È AGTV. Per la vostra pubblicità su AGTV, telefonate allo 0922 59 67 22. AGTV, la TV con la A maiuscola. AGTV, ripartite con noi e ripartiranno i vostri affari. Codice della strada presso le multe con lo sconto del 20% e da lunedì anche il via ai lavori per l'installazione del parcometro in città. C'è un servizio. Insolita proposta di legge dalla Commissione Bilancio della Camera per quanto riguarda le modifiche del codice della strada che prevedono la possibilità di uno sconto del 20% sulle multe in caso di pagamento entro 5 giorni. La proposta di legge ha dunque superato le riserve riguardanti gli effetti finanziari del provvedimento, atteso anche un giro di vite sui pirati della strada, previsto a breve anche l'ok della Commissione Trasporti. E come spiega Remigo Ceroni in Commissione di Bilancio, sarebbe possibile addirittura andare oltre il 20% di riduzione prevista dalla proposta di legge in esame. Un'altra novità che riguarda il codice della strada è l'attivazione del parcometro nella città dei Templi. Da lunedì infatti la ditta aggiudicatrice della gara inizierà i lavori di scavo ed installazione del parcometro. Saranno 15 in totale che verranno sistemati in diversi punti della città. Per il loro acquisto sono stati utilizzati soldi relativi al 50% dei proventi delle contravvenzioni. Si tratta di macchine di ultima generazione alimentate a pile verdi ricaricabili o pannelli
pannelli solari, muniti di targa con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per l'uso. Saranno collocati in piazza Vittorio Emanuele, lato Banca San Paolo, lato Banca Sant'Angelo e lato Prefettura, nei due parcheggi di via Gioeni, in piazzale Aldo Moro e in via Empedocle, e ancora lungo il viale della Vittoria, in via Emera e in via Europa. La Fondazione Con il Sud ha dato il via al progetto Alveare, un'iniziativa sposata dalla Caritas di Agrigento e che ha il fine di contrastare il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso su donne e minori. Ci sono le interviste di Sofia Di Norfo. La Fondazione Con il Sud ha dato vita al progetto Alveare, un progetto accolto dalla Caritas di Agrigento. Cosa prevede? Questo è un progetto per noi molto importante, un progetto importante perché coniuga alcuni elementi che sull'area di Agrigento vanno rafforzati. Il tema dell'accoglienza, dell'integrazione degli immigrati da un lato e dall'altra quello dell'ascolto e dell'assistenza a donne che hanno subito violenza. Sono due temi diversi ma che hanno degli elementi in comune e questo progetto riesce a mettere insieme. È un progetto anche innovativo. Innovativo perché mette insieme delle modalità di lavoro tra i soggetti che fanno parte della partnership, ma anche elementi multimediali che possono arricchire il percorso che viene portato avanti. Quante donne e quanti bambini hanno bisogno di tutela qui ad Agrigento? I numeri purtroppo in questo argomento, in quest'ambito, non sono proprio così evidenti. Quello che ci risulta certamente è che c'è una grande richiesta. In questo momento con la ludoteca riusciamo già ad ospitare 12-15 bambini ogni pomeriggio. Si tratta di bambini non che abbiano bisogno di una tutela in vera e propria, ma hanno bisogno di essere comunque di essere attenzionati particolarmente. Sono bambini che insieme alle loro famiglie hanno comunque scelto anche di seguire un percorso, quello che noi gli abbiamo proposto, di educazione alla interculturalità. Quello che ci interessava non era quello di non realizzare una semplice ludoteca, un baby parking. Il nostro obiettivo era quello di proporre a questi bambini e ai loro genitori un percorso di crescita insieme. Per questo abbiamo scelto e abbiamo selezionato delle famiglie che hanno manifestato la disponibilità a lasciarsi coinvolgere insieme ai loro figli, famiglie provenienti da diverse nazionalità rappresentate nel nostro territorio. Sarà presentato a Licata il nuovo libro umoristico di Raimondo Moncada. L'appuntamento è per domani, sabato 13 ottobre, con inizio alle ore 18 al Caffè Letterario di Marina di Cala del Sole. La presentazione è affidata alla scrittrice e poetessa Angela Mancuso. In programma interventi artistici del cantautore Cesare Loleggio e le letture di brani del libro da parte dello stesso autore. La trama del libro racconta la storia di un ritrovamento archeologico nella Valle dei Templi di Agrigento, un tempo dove operò la dea Giumenta. La scoperta si deve a tre raccoglitori di verdura selvatica con la passione per la tomborologia. Presentato questa mattina nell'aula Silvia Pellegrino di Agrigento il progetto Fahrenheit, un progetto rivolto alla tutela della biodiversità e della cultura del territorio. Ci racconta tutto Sofia Di Norfo. La provincia presenta il progetto Fahrenheit. Quali contenuti? Si trattano di progetti ambientali che vedono coinvolti anche tutte le scuole di ogni ordine e grado. Oggi il progetto Fahrenheit verrà presentato in collaborazione anche con il provveditore degli studi e di tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado che parteciperanno attivamente ad un processo di sviluppo ambientale di tutte le tematiche dunque ambientali, prendendo in riferimento quelli che sono i siti di Rete 2000, in sostanza sarà compito delle scuole che aderiranno poter adottare quello che è uno dei siti e quindi curare tutti gli aspetti ambientali. È un altro progetto LIFE e questo si aggiungono ad altri progetti LIFE che insieme rappresentano la grande maggioranza di progetti comunitari approvati nell'intera regione siciliana. Qual è l'importanza di questo progetto per le scuole? Ma io credo che sia un'ulteriore occasione questo del coinvolgimento dei ragazzi attorno a un progetto di respiro nazionale voluto anche dal MIUR, ma siamo qui, fatemi dire, anche grazie alla provincia regionale che fa proprio questa iniziativa che mette, ripeto, in moto un modo ulteriore di ampliare eventualmente, se deciso dai collegi dei docenti, dalle scuole, mette in moto un nuovo modo di ampliare l'offerta formativa su un tema che per noi è fondamentale, per noi siciliani, per noi agrigentini, il recupero. Per noi è un fatto anche valoriale, il recupero di territori, di spazi che, come dire, saranno oggetto del lavoro di questi nostri ragazzi.
Le Officine delle Arti comunica che sarà inaugurata domani la mostra delle opere di Gianni Provenzano, Trovarsi i sei personaggi nei luoghi di Pirandello, in via Celauro, numero 7 ad Agrigento. Provenzano gioca con i volumi, con i suoi modelli e con i suoi paesaggi, rivelandone l'autenticità e l'intensità attraverso una superficie strutturata e un taglio di matrice fotografica. L'appuntamento dunque per domani alle ore 18:30. Adesso noi ci fermiamo per la seconda pausa commerciale. A tra poco. Amicizia, lealtà, rispetto. Il Tappeto Verde è e deve essere una scuola di vita. Dal 1994, Agrigento Calcio, la scuola calcio con i migliori tecnici, abilitati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Agrigento Calcio, struttura sportiva presso Cocco Soccer Club, via Caruso Lanza 9, Agrigento. Scuola di calcio Agrigento Calcio, dei Fratelli di Rosa. La scuola calcio nella città dei tempi. Ad aspettarvi per le iscrizioni, nelle sole giornate di lunedì e mercoledì, a partire dal mese di settembre. Dalle ore 16 alle ore 19 saranno i fratelli Enzo e Giuseppe Di Rosa, che omaggeranno tutti gli iscritti di kit abbigliamento e pallone gara. Non cerchiamo la quantità, ma offriamo la qualità del servizio. E per questo la scuola calcio è a numero chiuso. Macelleria Eugenio Catania, la sapienza per le carni genuine, pregiate, direttamente nelle vostre tavole, a prezzi davvero convenienti. Alcuni esempi? Ali di pollo, 99 centesimi, petto di pollo, 5,49 euro, cosce di pollo, 1,99 euro, costolette di maiale, 3,49 euro, salsiccia, 3,99 euro, tritato scelto, 3,99 euro, costato di vitello, 6,99 euro, agnello e capretto da latte, 7,49 euro. Si accettano buoni pasto. Macelleria Eugenio Catania, via dello Sport numero 8, Porto Empedocle, zona Mercato. Telefono 0922 63 43 88. Asilo Nido, Baby Parking, Gioco Mondo. Ad Agrigento, un punto di riferimento importante al servizio dei bimbi e delle famiglie. Asilo Nido con mensa interna, servizio pre e post scuola, Baby Parking. E da ottobre, il martedì e il giovedì pomeriggio, Baby Lab, laboratori per bimbi fino a 5 anni e spazio mamma bimbo. Aperti anche il sabato mattina. Gioco Mondo, in via Seneto 77. Agrigento, telefono 0922 25098. Vi aspettiamo, grandi e piccoli. La mamma è alla fonte. Dove trovare tutto ciò che fa grande una cartoleria? No lì, ma qui. Ad Agrigento, il vero punto di riferimento per i vostri acquisti di cancelleria, fax, ricariche telefoniche e fotocopie. Offerte speciali inizio scuola, zaini a partire da 9,90 euro. E ancora, fino a inizio scuola, con ogni zaino in regalo una confezione di quaderni a scelta in omaggio. Cartoleria No lì, ma qui, convenzionato con l'Università degli Studi di Agrigento, è in via Dante 240. 41 di fronte scuola elementare Don Bosco. Telefono 0922 40 12 78. Maiorca Showroom presenta Trunk Show, collezione sposa 2013, un programma di esclusivi eventi in cui potrete ammirare le nuove collezioni alta moda sposa delle più esclusive griff al mondo. Calendario eventi di ottobre: domenica 7 Pronovias, domenica 14 Simbali, domenica 28 Mia Collection. Gli eventi si terranno dalle 18:30 presso lo showroom del Villaggio Mosè. Info 0922 60 85 46. Una struttura elegante, efficiente e comoda è immersa nel verde. Da Villa Diodorus c'è tutto ciò che serve per trascorrere i momenti migliori nel comfort e nella socializzazione. La residenza è situata a Favara ed è aperta a tutti quegli anziani ospiti che amano la tranquillità del posto, l'assistenza specializzata e i servizi d'alto livello e il contatto con la natura. A Villa Diodorus viene curato ogni dettaglio e le prestazioni alberghiere si fondono armoniosamente con quelle socio-assistenziali. Vieni a trovarci per capire da vicino la qualità di Villa Diodorus. Telefono 0922 4372 03. Piano Gatta, un luogo di pace e quiete a pochi chilometri dalla città.
Sono Salvatore Danna, amministratore unico della Europa Costruzioni. Il cimitero è un luogo di riferimento, è un luogo sacro, è il luogo dove portiamo i nostri cari una volta che vengono a mancare. Vi aspettiamo a Pianocatta per discutere, per conoscerci, per farvi visitare il cimitero. Pianocatta, un luogo di preghiera e di meditazione, un'opera importante per la città e i cittadini. Un nuovo appello d'azione dall'associazione Aronne per un vero gioiellino peloso. Billy, incrocio volpino di media taglia di soli 2 anni, ha tutte le qualità per essere il tuo cane. È perfettamente sano, giocherellone, vivace, affettuoso, una vera esplosione di dolcezza e allegria. Billy aspetta solo te, arricchisci la tua vita con l'amore del piccolo Billy. Afrodite va pazza per la moda, Eros adora la tecnologia e Artemide va a caccia di novità. Benvenuti nell'Olimpo dello shopping. Apre il centro commerciale Città dei Templi con Expert Gruppo Papino, Cisalfa, Tata e presto anche Piazza Italia e Conad Superstore. 75 negozi, bar e ristoranti sempre aperti. Un mito. Città dei Templi è in località Villa Seta, via Fosse Ardeatine, Agrigento. Il 19 ottobre alle 9, grande festa di apertura. Nel pomeriggio brindisi e maxi torta. È giovane, è affascinante, è coinvolgente, è AGTV. Per la vostra pubblicità su AGTV, telefonate allo 0922 59 67 22. AGTV, la TV con la A maiuscola. AGTV, ripartite con noi e ripartiranno i vostri affari. In buona salute il cimitero di Pianocatta che dopo lo spot pubblicitario realizzato dalla nostra emittente ha quadruplicato le proprie richieste. Ci racconta tutto Chiara Mangione. Che goda di buona, anzi ottima salute il cimitero di Pianocatta è cosa già nota, come si evince dal tanto discusso spot pubblicitario realizzato da Agrigento TV. Il luogo di sepoltura agrigentina, che offre tutti i servizi consoni a un cimitero a partire dall'illuminazione, vede le sue richieste di concessioni aumentate sensibilmente. Le visite finalizzate a prendere informazioni sono addirittura quadruplicate, come ci racconta l'amministratore unico dell'Europa Costruzioni, Salvatore Danna, che gestisce il secondo cimitero di Agrigento. Dalla media di 1-2 visite al giorno, ci racconta, siamo passati alle 7-8, ma c'è di più, stiamo iniziando ad assegnare le cappelle, riceviamo telefonate e mail anche da persone originarie di Agrigento, come la signora di Castelvetrano che incontrerò la prossima settimana, conclude Danna. Ma in realtà ad informarsi sul cimitero di Pianocatta sarebbero anche persone, intere famiglie di Palermo. Merito della struttura, ma indubbiamente anche del potere mediatico. Un messaggio promozionale, quello in onda sulla nostra emittente, che addirittura ha fatto il giro di tutte le televisioni nazionali, compresa la carta stampata. Primo fra tutti è stato il sito di Repubblica.it, poi il TG.com, seguiti dai momenti di informazione di Rete 4, Rai 2 e Rai 3 e il Giornale di Sicilia, per non parlare del mondo di Facebook. Insomma, gli spazi ordinati e accoglienti in un'oasi di pace tra silenzio e raccoglimento su una collinetta baciata dal sole di nuova realizzazione al cimitero di Pianocatta di Agrigento stanno davvero facendo il giro dell'Italia. E cambiamo argomento, adesso ci occupiamo dello sport. L'incontro promosso da Grande Sud sullo sport come risorsa per il territorio della provincia di Agrigento è voluto essere presente il vicepresidente del Palermo Calcio, Guglielmo Micciche. Con lui si è parlato di Acragas e di scuole calcio del territorio agrigentino. Sentiamo lo stesso Micciche, il presidente dell'Acragas Silvio Alessi, al microfono di Chiara Mangione. Questa sera si è parlato di sport come risorsa in particolar modo per la provincia di Agrigento. Ecco, lei ha seguito le ultime vicende relative all'Acragas Calcio? Sì, certamente. Anche l'anno scorso abbiamo seguito l'Acragas nelle sue poche fortune, perché l'Acragas sarebbe meritato di essere promosso in Serie D e poi così non è stato nell'ultimissima partita. Quest'anno credo che è partito col piede giusto, io penso che l'Acragas il prossimo anno andrà in Serie D. Ce la possiamo aspettare magari un'amichevole tra Palermo Acragas in territorio acragantino? Ma ne abbiamo parlato a lungo col sindaco, col,
col presidente dell'Acragas? Io veramente mi auguro di sì. Poi adesso l'Acragas avrà a breve un campo in erba, quindi assolutamente agibile anche per il Palermo Calcio. Certamente è una iniziativa che noi possiamo in qualche maniera concretizzare, considerato soprattutto gli ottimi rapporti fra la città di Agrigento e la squadra del Palermo Calcio. Quindi a me personalmente farebbe gran piacere che la mia squadra venisse a giocare qui ad Agrigento. Abbiamo sentito in un intervento parlare dell'importanza delle scuole calcio. C'è la possibilità che una squadra come il Palermo di Serie A possa attenzionare i giovanissimi della provincia di Agrigento? Ma quello sicuramente. Noi vogliamo seguire tutto il calcio siciliano, perché i talenti siciliani devono passare dal Palermo Calcio. C'è poco da fare. Noi seguiamo tutto il calcio giovanile, anche per questo motivo abbiamo tanti osservatori sparsi in tutta la regione, per cui non c'è dubbio che è attenzionatissimo i campionati minori delle società siciliane, per cui anche quello dell'Agrigento, dell'Licata, che sono comunque delle realtà importanti nel panorama, nel tessuto sociale, possono avere grande attenzione da parte del Palermo Calcio. Certamente li seguiamo e continueremo a seguirli. Abbiamo sentito che sarà possibile vedere sullo stesso campo da gioco per un'amichevole il Palermo insieme all'Acragas, magari in territorio acragantino, ce l'ha detto il vicepresidente del Palermo Calcio. Ecco, come viene salutata questa opportunità? Ma viene salutata con molto entusiasmo da parte nostra, perché è veramente importante e ci onora ospitare il Palermo qui ad Agrigento per un'amichevole. Ne abbiamo parlato oggi con il vicepresidente, il dottore Miccichè, il quale alla nostra proposta è stato, come dire, molto disponibile e ci ha lasciato questa promessa che sicuramente nelle festività natalizie faremo questa amichevole col Palermo, che per noi è molto importante, perché, come dire, significa che anche il Palermo Calcio in Serie A, come dire, ha una certa attenzione nei confronti dell'Agas. Io voglio anticipare che se questa amichevole verrà fatta sicuramente ci saranno anche degli scopi benefici, perché insomma è chiaro che si faranno degli incassi, ma noi vogliamo, come dire, destinare parte di questi incassi, destineremo, poi magari decideremo in futuro, a degli scopi umanitari di beneficenza. E cambia volto il Liberacalcio del presidente Ezio Ruvolo. L'incarico di direttore generale è stato assegnato al palermitano Nicolo Ferrante, in passato a Gela, in Serie C1, Nissa e Isernia. Sono molto contento di essere a Ribera, dice così Ferrante, sicuramente è una piazza importante e come tale farò di tutto per valorizzare il settore giovanile di questa gloriosa società. Dal punto di vista tecnico si sono aggiunti alla rosa di Totò Bruccoleri tre giovani di belle speranze: il difensore della primavera del Palermo Benedetto Monforte, classe 91, l'attaccante Raffaele Ortolini, classe 92, proveniente dal Boiano, ed il portiere Dario Linguaglossa, classe 92, di cui abbiamo anticipato la notizia nei giorni scorsi. Al via la nuova avventura per l'Acragas Volley. Domenica tra le mura del Palla Nicosia inizierà la stagione 2012-2013 contro la neopromessa Barcellona Pozzo di Gozzo 95. Appuntamento alle 18 per il fischio d'inizio della prima di campionato. Grande voglia di far bene e portare a casa il risultato in casa Acragas, anche se lo staff tecnico guidato da Tani Frinzi, russo, dovrà fare gli straordinari per trovare la squadra del cerchio e mettere in campo la migliore formazione possibile, nonostante gli infortuni che fermeranno alcune di loro, tra cui Annalisa Sannino, Livia Megherini, in dubbio anche Tatiana Lombardo. La squadra comunque è stata costruita in maniera solida e anche le ragazze sapranno farsi valere domenica. E domani pomeriggio la formazione dell'Acragas Volley verrà presentata al Collegio dei Filippini. Saranno presenti il presidente, la dirigente, i soci, lo staff tecnico e medico, gli allenatori e le giocatrici, con la partecipazione del sindaco e dell'assessore allo sport del comune di Agrigento. L'SD Acragas Volley milita nel campionato nazionale FIPAV di pallavolo femminile di serie B2 nel girone 1. Si svolgerà domani pomeriggio in Piazza Cavour l'iniziativa Un canestro per la solidarietà, organizzata dalla presidenza e dirigenza della Fortitudo Agrigento. Volontari d'eccezione, i giocatori biancazzurri. Ci presenta l'iniziativa il dirigente Christian Maier. Con lui abbiamo colto l'occasione per fare un bilancio della partita disputata a Latina e dare l'appuntamento ai tifosi per domenica prossima alle 18 alla Palamoncada. L'intervista è di Chiara Mangione. Thank you.
Domani pomeriggio in piazza Cavour un raduno speciale per i giocatori della Fortitudo Agrigento insieme alla cittadinanza. Si radunano infatti per un canestro per la solidarietà, un'iniziativa appunto in favore della gente disagiata. Ecco, di che cosa si tratta nello specifico? Si tratta principalmente di solidarietà, come dice la parola. Il nostro presidente è molto attento a queste cose, penso che l'ha dimostrato tra associazioni e cose, anche con la Fortitudo, quando c'è stato il discorso di terremotate, cose, anche se non è andata benissimo quella volta. Quindi stiamo cercando di attirare più persone possibili, per questo lo facciamo in piazza Cavour, non lo facciamo in altri posti, sabato pomeriggio, perché lì speriamo di trovare un sacco di gente. Stiamo coinvolgendo il più possibile le scuole, le famiglie delle scuole, i bambini, il mondo Fortitudo, la pallacanestro, l'Arche Noè, il Bass, insomma altre realtà che ci sono ad Agrigento, per raccogliere il più possibile e far vedere che la città di Agrigento è vicina alle persone sempre di Agrigento che hanno delle difficoltà. Un'iniziativa tra l'altro che va a sottolineare come proprio lo sport possa essere in binomio con la solidarietà. Infatti saranno proprio i giocatori ad occuparsi di questa raccolta e recentemente abbiamo assistito da Latina ad un appello del giocatore di Vicaro. Quindi questi giocatori cosa faranno materialmente domani pomeriggio? No, i giocatori andranno oggi e forse anche domani nelle scuole a dare i volantini per sensibilizzare sempre di più le persone di Agrigento, la popolazione, e domani saranno lì a Piazza Cavour, dove allestiremo un piccolo campetto di mini basket dove giocheranno i ragazzini assieme anche ai nostri giocatori, e saranno lì proprio per comunque attirare più persone possibile, soprattutto i tifosi e il mondo Fortitudo. Abbiamo parlato di Latina, siete infatti reduci appunto dell'incontro laziale che insomma non è andato benissimo, quantomeno in termini di risultato finale. Ecco, un bilancio brevissimo di questo terzo incontro di campionato? Il bilancio è semplice, abbiamo giocato male sia noi che loro. Era secondo me importantissimo vincere giocando male, perché significa che le squadre che vincono giocando male sono squadre forti. Invece noi secondo me abbiamo un po' sottovalutato l'evento, eravamo un po', non lo so, è stata una partita strana, difficile da decifrare. Però siamo consapevoli che già domenica questa al Palamoncada contro il Perugia è una tappa fondamentale per rimanere comunque sempre nella parte alta della classifica. La Fortitudo avrà bisogno domenica del tifo migliore, quindi vogliamo insomma invitare tutti i tifosi biancazzurri ad essere presente domenica? Sì, l'invito, e soprattutto ricordo che questo è un campionato importantissimo, estremamente importante per una realtà come la nostra, perché c'è la possibilità, salvandoci, quindi rimanendo in questo campionato che scomparirà l'anno prossimo, di partecipare l'anno successivo ai campionati di Lega 2, dove ci saranno americani, cose, un professionismo, quindi sarebbe una tappa d'arrivo veramente importante per questa città e il mondo della pallacanestro in generale qui ad Agrigento. Un'iniziativa tutta sportiva a contatto diretto con la natura si svolgerà dal 16 al 21 ottobre Coast to Coast, nella quale si viaggerà in mountain bike nel deserto tunisino verso il sud per arrivare nel Grande Ergo Oriente. Durante il tour il gruppo della C2C Tunisia realizzerà un collegamento con la trasmissione 1 mattina su Rai 1. La novità è che oasi e deserti verranno oltrepassati in sella ad una bici speciale, una SS3R, la bici a pedalata assistita di Lombardo Bike S.P.A. Con questa notizia di sport si conclude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi e l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20. Arrivederci.